Come molti di voi sapranno, in questi anni molta dell'azione legislativa, dell'azione politica messa in campo è stata rivolta soprattutto ai giovani. Chiaramente ci occupiamo di tutti i temi, di tutte le generazioni, in maniera trasversale, di ogni singolo cittadino, però l'attenzione verso i ragazzi è sempre stata molto alta, anche un po', insomma, per chi mi conosceva anche prima, insomma, dell'incarico, insomma, dell'elezione al Consiglio regionale, sono sempre occupato in maniera molto importante di ragazzi. È una cosa che, insomma, mi sta molto a cuore, perché dei giovani dobbiamo occuparci oggi, non nel futuro. Ecco, insomma, questo è un po' il mood che cerco di portare sempre avanti. A proposito di giovani, ci sono tante iniziative che a volte non riusciamo nemmeno sempre a raccontare bene. Ecco il motivo per il quale faccio questo video, per condividere con voi un'informazione già data qualche settimana fa. Voglio ricordarvi di questa manifestazione di interesse rivolta alle associazioni singole o aggregate. Si chiama I giovani e la cultura della rigenerazione sociale, destinata a quelle iniziative rivolte ai ragazzi di età compresa tra i 14 e i 35 anni. Mi piaceva condividere con voi le primissime righe della descrizione dell'avviso, perché questo avviso, I giovani e la cultura della rigenerazione sociale, si pone come sfida di aumentare la coscienza sociale nei giovani per guidarli in scelte consapevoli, evitare che i giovani, presi dallo sconforto a causa dell'attuale crisi economica e sociale, perdano anche quei valori fondamentali per la crescita di una comunità. Si mira alla creazione di una comunità dove le varie parti sociali interagiscano tra di loro, ove l'informazione rappresenta il mezzo di connessione tra risorse altrimenti inutilizzate. Mi piaceva condividere con voi davvero queste poche righe, perché secondo me rappresentano bene uno degli obiettivi di questo avviso, e noi dobbiamo continuare a parlare ai giovani, raccontare loro le opportunità davvero con il massimo sforzo possibile. Vi lascio ovviamente il link del bando nei commenti. Grazie e buona giornata.